Ciao a tutti ed eccoci qui nuovamente insieme. Come promesso nel mio ultimo video, sono qui a presentarvi il nuovo Screenhouse 3D Compact. Per chi non mi conoscesse, mi chiamo Davide e ho aperto questo canale YouTube anche per avvicinare il prodotto Avid a tutti voi e per farvelo conoscere meglio. Ma perché ho proprio deciso di portarvi a visionare lo Screenhouse 3D Compact? Perché avevo proprio bisogno di una tenda per questo periodo, soleggiato, con pochi temporali, che non ci sia vento, di una tenda piccola, compatta, maneggevole, di facile apertura, da usarsi proprio in questo periodo estivo. Perciò ho deciso proprio nello Screenhouse 3D Compact. Vi ricordo comunque che all'interno del sito del catalogo di Avid troverete altre due varianti, perché appunto Avid porta tre gazebi. Intanto andiamo a vederlo e andiamo ad aprirlo insieme. Se trovi interessante quello che vedrai prossimamente in questo video, ti chiedo di mettere un mi piace e di iscriverti al mio canale YouTube, così potrai essere sempre informato immediatamente sull'uscita del mio prossimo video. Lo Screenhouse 3D Compact è veramente un gazebo di facile trasporto. Da chiuso misura non più di 60 cm di lunghezza per 25 di larghezza. È di facile apertura e all'interno è fornito di tutto il necessario. Quattro pali di sostegno ripiegabili su se stessi, le due aste di carbonio che tengono aperto il tetto della tenda, picchetti con la testa in acciaio molto robusti e dei cordoncini che permettono di aumentare la stabilità del gazebo. Lo Screenhouse 3D Compact presenta un telo molto forte, di un materiale idrostatico da 10.000 mm, il che significa che rimarrai sempre comodo ed asciutto indipendentemente dal tempo che troverai durante la tua sessione. Le sue dimensioni una volta aperto sono 2,35 m di lunghezza per una larghezza di 2,35 m ed un'altezza di 1,70 m. Queste sue dimensioni generose lo rendono perfetto sia per una sessione di più giorni in solitaria, dandoci la possibilità di usare solamente una tenda, oppure un comodo riparo per una sessione di coppia, dato che all'interno ci trovano spazio comodamente due lettini più vario materiale. Il gazebo presenta all'ingresso una zanzariera camouflage, molto comoda per ripararci dagli insetti indesiderati. La zanzariera è completamente ripiegabile su se stessa, lasciando l'ingresso totalmente aperto. La parte posteriore è caratterizzata da un'ampia finestra, anche lei protetta da una zanzariera camouflage, ma si può coprire completamente da due teli, uno traspirante ed uno completamente oscurante, diventando così un valido alleato anche in caso di forti piogge. Ciao ragazzi ed eccoci qui nuovamente tutti insieme. Per oggi il video è terminato, spero che vi sia stato utile e che sia riuscito a rispondere un po' a tutte le vostre domande che mi avete fatto in questi giorni. Sicuramente ci vedremo al prossimo video. Ciao, grazie!